Buongiorno a tutti. Nel video fatto ieri ho parlato di Gesù, che in realtà è il primogenito della creazione, l'Arcangelo Michele. Questo è reso chiaramente nella lettera di San Paolo agli Ebrei, che evidentemente i cattolici non hanno letto. Dai fratelli musulmani non ho ricevuto risposta. Forse si sono sentiti offesi, ma dovrebbero sentirsi anzi privilegiati, cioè dovrebbero capire che forse il mio è uno dei primi tentativi di una donna cristiana di comprendere il loro punto di vista. Io non sono musulmana, già l'ho detto, sono nata in un paese cristiano, sono cristiana. Per motivi miei mi sono allontanata dal cattolicesimo più di 30 anni fa, però ho problemi di salute che spero di risolvere al più presto perché mi stanno creando grosse difficoltà. Ma proprio in questo periodo, con non ha problemi di salute, si avvicina alla fede. E ho avuto dei colloqui con i testimoni di Geova diverse volte, sono andata anche a qualche loro adunanza diversi anni fa, lo devo ammettere, ma non sono testimone. Non frequento attualmente nessuna congregazione di testimoni e non mi sono mai battezzata. Però condivido le loro visioni apocalittiche ed escatologiche. E diciamo che la mia decisione riguardo alla fede l'ho presa. E sono una credente. Io mi rivolgo a Dio tramite il suo amato figlio Gesù Cristo. Ora, per i musulmani sentire dire figlio e riferito a Gesù può sembrare quasi una bestemmia, però in realtà sappiamo che può avere anche il significato di figlio adottivo. Qualcuno di voi fratelli musulmani ci ha mai riflettuto? Ha ricevuto un non mi piace di qualche cattolico, di qualche fratello musulmano? E loro dicono che Maometto rappresenta il sigillo dei profeti. Sì, ma per voi Gesù Cristo è l'Arcangelo Michele che deve tornare per portare il giudizio di Dio sulla terra. Quindi il giudizio è imminente, lo vediamo dalle scritture. Se leggiamo l'Apocalisse di Giovanni, che era l'ultimo apostolo, vediamo che vi sono tutti i segni degli ultimi giorni, in particolare il capitolo 13 dell'Apocalisse. Quindi voi fratelli musulmani, che dovreste fare? Non abbandonare la vostra religione perché siete monoteisti, ma capire che anche nella Bibbia, nell'Apocalisse in particolare, c'è uno sfondo di realtà. Non è che tutto quello che c'è scritto è stato modificato. E i testimoni dicono la verità. Stiamo vivendo negli ultimi giorni, quindi il tempo di redimersi è questo. Infatti Gesù stesso dice: cercate prima il regno, tutto il resto vi sarà aggiunto. Dato che stiamo vivendo negli ultimi giorni e la parusia dovrebbe essere vicina, non è giunto il tempo di riflettere non solo sulle proprie condizioni di salute personale, cosa che purtroppo una è costretta a fare, ma riflettere su come dovremmo comportarci, su come dovremmo agire nella vita. Cercare di capire gli altri e di capire che, diciamo che, visto che i tempi sono vicini, accettare la messianità di Gesù, accettare che stiamo vivendo negli ultimi giorni e prepararsi a incontrare il nostro Signore. Con questo è tutto, vi saluto.